In tempi post-Covid sono molte le attività che stanno un po' riorganizzando il loro lavoro. Ci troviamo a Fano, siamo da Panicali Ambienti, in questo caso un'azienda che è specializzata nell'arredo, nell'allestimento dei propri spazi per il Natale, che quest'anno ha deciso per prima cosa di non fare l'inaugurazione del consueto villaggio di Natale. Siamo con Filippo Panicali, il titolare. Filippo, raccontaci perché non avete deciso di non fare l'inaugurazione e di iniziare sin da ora l'allestimento del Natale. Allora, noi, come ben sapete, ogni anno quando è fine ottobre facciamo questa inaugurazione del villaggio di Natale, e quest'anno, per i motivi insomma che tutti sanno, abbiamo deciso di non fare alcuna inaugurazione, sia per la nostra salute ma anche per la salute, diciamo, dei nostri clienti che vengono qui. Non vogliamo creare situazioni, ecco, di grosso affollamento. Quindi il motivo per il quale abbiamo deciso di anticipare il Natale, quindi già da questo weekend siamo già aperti, è proprio questo. Ecco, vogliamo, se ce la facciamo, creare sempre le stesse aspettative che abbiamo sempre dato col Natale. Poi, se ci venite a trovare, vedete un negozio molto più ricco di addobbi, di decorazioni rispetto anche agli altri anni. Forse quest'anno è l'anno, a mio parere, da tanti anni che faccio Natale, più interessante, ecco, anche perché ci sono tante novità. Però, ecco, quello che interessa a noi è cercare di far venire i nostri clienti in uno spazio un pochettino più diluito, più lungo, diciamo. E allora siamo curiosi però di sapere quali sono magari i colori che vanno quest'anno per l'arredo natalizio delle nostre case. Guarda, i colori più interessanti, oltre ai classici must, sono il rosso o l'oro. Ci sono tante tonalità nuove quest'anno. Già una è partita l'anno scorso, il rosa, e quest'anno abbiamo implementato l'addobbo del rosa con anche altri oggetti, oltre che sfere luminose, oltre che sfere per gli alberi, anche altri oggetti dello stesso colore. Poi abbiamo il verde bosco. Entrando nel nostro spazio espositivo, quest'anno non troverete il solito tappeto rosso, ma un tappeto verde. Questo è indicare proprio che abbiamo voluto dare un indirizzo proprio a questo Natale un pochettino più diverso. C'è un Natale molto green, se vogliamo dire, ecco, quindi il verde bosco abbinato all'oro, abbinato al rosso, abbinato al blu anche, il blu è un altro colore di tendenza. E poi abbiamo tutta una serie di oggetti e di illuminazioni nuove a risparmio energetico, a batteria, molto molto interessanti. E allora già da questo fine settimana siete aperti operativi anche la domenica? Sì, noi vi aspettiamo tutti i giorni e chi vuol venire può tranquillamente anche telefonarci, si possono prendere degli appuntamenti. Ecco, il negozio è grande e quindi si gira abbastanza bene. Se qualche cliente è interessato a fare degli acquisti sia per gli addobbi natalizi che anche per il regalo, può venire qui tranquillamente anche nel mese di ottobre. Anzi, tra l'altro, facciamo quest'anno questo servizio che qualcuno li può anche prenotare, noi li lasciamo da parte e magari li viene a ritirare la prima, seconda, terza settimana di novembre. E per quanto riguarda gli orari, siamo aperti tutti i giorni, mattina e pomeriggio, e da questo weekend fino a Natale siamo aperti anche la domenica, sia la mattina che il pomeriggio. Filippo, ricordiamo un attimo esattamente dove si trova Panicali Ambienti. Allora, noi siamo a Fano, nella zona commerciale tecnico-distributiva di Fano di Bellocchi, in via Einaudi. E ci trovate molto, molto tranquillamente, e tra l'altro, ecco, abbiamo un parcheggio riservato di nostra proprietà, quindi anche il parcheggio è molto accessibile e comodo.